Ciao, io sono Silvia, questo è Il Corpo e la Mente e oggi seconda puntata della serie Chi sono io e qual è la mia strada, qual è il mio scopo, qual è il mio posto nel mondo. Nello scorso video abbiamo fatto l'esercizio su come arrivare un po' a definire chi sono, con appunto un esercizio a spirale o allo specchio per arrivare un po' dalla periferia dei nostri ruoli esteriori via via al centro della nostra identità. Quindi ti lascio sotto il video, se non hai ancora fatto la prima parte è venuto il momento di fare l'esercizio. E se invece l'hai già fatta e vuoi vedere come va avanti, oggi siamo proprio a... Bene, ho capito che sono fatta così, come la cipolla, dico io, a strati, con un nucleo più profondo e una serie di via via strati più superficiali, ma come coltivo allora la mia essenza? Su questo vi ricordo sempre il libro che vi sto suggerendo, Light is the New Black, un po' delle cose che dico sono prese da là, mischiandole però in realtà ad altro. E, per cui, come coltivare chi sono? Come dare veramente spazio alla mia essenza, a quei valori profondi, a quel modo in cui io mi sento davvero dentro al nocciolino della mia spirale? Allora, la prima, diciamo, ho in mente 6 suggerimenti per voi, ma diciamo la prima grande premessa è: tenete sempre a mente le vostre qualità, tenete a mente quei valori profondi, tenete a mente la radice di tutti e poi i vostri strati più superficiali, perché finché siete connessi con i vostri valori e quello che fate superficialmente, il vostro fare quotidiano, è connesso con quelle cose là, a radice in quella cosa là, starete bene, starete allineati, starete, come dire, centrati. Quando cominciate a, dentro di voi, sapere di essere in un certo modo e fuori, superficialmente, a fare cose diverse, ecco lì ci incasiniamo, perché diventa tutto molto più faticoso. Lo stesso fare, le stesse ore lavorative diventano molto più complicate, molto più pesanti e senza scopo. Per cui non voglio ancora parlare dello scopo, ci arriviamo nel terzo video, però tenete davvero a mente il vostro nucleo, le vostre qualità, i vostri valori fondanti, perché poi la stratificazione successiva, tanto più allineata, tanto più sarà semplice portarvi in giro e coltivarvi. Però intanto lavoriamo sul piccolo, come coltivare la propria essenza. Allora, prendete le cose che avete scritto nelle vostre qualità più profonde, nei vostri valori più profondi. Chiamo qualità valori perché lo sono, perché qualunque cosa abbiate messo che per voi ha valore è di qualità. E allora, per me valore e qualità è la stessa cosa. E provate a chiedervi, appunto, se la devo coltivare, la devo nutrire, che io abbia messo le mie passioni, che io abbia messo vi parlo di me, il mio bisogno, la mia voglia, il valore che io credo che ci sia nell'aiutare l'altro, nel condividere davvero le cose in un modo profondo, nel sbilanciarsi, nel mostrare davvero chi si è per poter crescere noi stessi e crescere gli altri. Questi sono pezzi del mio nucleo. Se io credo questo, devo cominciarmi a chiedere per ognuna delle cose che io ho scritto verso il centro della mia spirale: in che azioni concrete si esplicita? In che azioni concrete io faccio già oggi o potrei fare, si può esplicitare? Se io ho messo che sono una che crede profondamente che l'anima risiede nel nostro corpo e che il corpo è la mia casa, come si esplicita questa cura? Coltivare? Ecco che devo nutrire la mia casa, la devo coltivare, la devo trattare bene. E quindi magari come si esplicita? Che dedico del tempo alla ginnastica, al movimento, allo scorrere del corpo, all'energia vitale nel corpo. Se ho messo che la mia anima risiede nel mio corpo, forse farò yoga, forse mediterò, forse, ecco, nelle cose pratiche che io posso fare per nutrire questo aspetto di me, devo mettere qualcosa come l'allenamento, la meditazione, lo yoga, il pilates, la corsa, le camminate all'aperto, non perché appunto sono esteticamente interessanti o grandi mode, ma perché sono quel fare profondamente connesso con qualcosa che io credo dentro di me, nel mio nucleo profondo. Così come se io ho messo che sono una mamma appassionata che, come dire, crede nella crescita dei figli in modo divertente, non sempre in modo scattoso, punitivo o rabbioso o ansioso, come si esplicita concretamente quel nucleo? Forse si esplicita nel dedicare un tempo di qualità, magari poco, ma davvero di dedicare un tempo di qualità ai bambini per giocare con loro e non solo per fargli fare i compiti o vestire o le cose che devono fare.
Quindi provate a prendere ogni pezzettino del vostro nucleo, dei vostri strati più interni della spirale e a chiedervi con quali comportamenti concreti si può esprimere, perché tanto più io lo farò, cioè darò sfogo a quell'azione, tanto più io mi sentirò che ho trovato il mio posto, che so che cosa sto facendo, che quella cosa che io ho appena finito di fare, quella mezz'ora passata con i miei bambini, ha avuto quel nutrimento per me. Quei 20 minuti che io ho dedicato a YouTube a registrare un video ha avuto senso non per un valore estetico, che è bello fare i video, ma ha avuto valore per me. Nel centro del mio cuore so che ha avuto valore. E non a caso poi lo tradurremo in cose che facciamo con meno fatica, ma poi su quello che faremo ci arriviamo al terzo video. Per cui, primo grande premessa, tenete a mente i vostri valori e le vostre qualità. Primo grande suggerimento è trovate un'azione specifica, concreta, per ciascuna di quelle cose che avete messo nei centri. Così come se avete messo superficialmente, sono una lavoratrice. Faccio l'esempio per me, sono una psicoterapeuta, ok? In che azione si esprime che ogni giorno ho almeno due o tre pazienti in studio? Sono una formatrice, come si esprime che progetto e erogo corsi in diverse aziende in Italia? Sono una sportiva, come si esprime che mi alleno almeno 2 volte a settimana? Ok? E questo è facile. Quando andate poi via via ai valori profondi, come si esprime la fiducia nella reciprocità dei rapporti? Come vi sempre sto prendendo esempi dalla mia. Come si esprime l'intento, il desiderio, il bisogno davvero di condividere e di aiutare gli altri attraverso una condivisione profonda? Per cui trovate azioni concrete per ogni cosa che avete scritto. Secondo suggerimento: cosa posso fare poco di più o poco di meno per esprimere quella qualità? Questa è la mia grande domanda, ve l'ho fatta più volte nel corso dei vecchi video. Cosa posso fare oggi un po' di più per coltivare la mia essenza? Cosa posso fare un po' di meno per coltivare la mia essenza? Per cui in questo caso ragionate invece per differenza, cioè faccio poco, faccio tanto, cosa posso fare un po' di più? Magari devo togliere, ecco, devo togliere, se facciamo l'esempio della mamma che vuole essere una mamma che crede profondamente nel tempo del divertimento con i propri figli, allora cosa posso fare un po' di più? Dedicare il momento della sera o il weekend a inventare delle attività giocose da fare con i miei bambini. Cosa posso fare un po' di meno? Dedicarmi alla casa, tanto il tempo è quello, investire, disinvestire un po' il tempo che io passo nella casa o nella cucina perfetta, per dedicarlo ai miei figli. E quindi in questo senso, se devo fare qualcosa in più o se posso fare qualcosa in meno per nutrire e dare esistenza e dare corpo e dare veramente consistenza a un pezzettino del mio nucleo. Terzo trucchetto, terzo suggerimento è fare invece un bilancio, cioè cosa ho fatto ieri che mi ha allontanato dalla mia essenza e che cosa posso fare oggi per invece riavvicinarmi o starci più comoda. In quel caso cosa ho fatto ieri? Ecco, se io ho messo che credo che il mio corpo è la casa della mia anima e che coltivarlo, nutrirlo al meglio significa nutrire la mia anima. Ecco, cosa ho fatto ieri che mi ha allontanato? Ho corso come una pazza di qua e di là, non dedicando neanche un minuto a un esercizio di bioenergetica, a una respirazione consapevole o a una meditazione. Allora, che cosa posso fare oggi che mi ci faccia rientrare? Beh, ecco, forse dedicare 5 minuti stamattina a un po' un lavoro di consapevolezza, qualunque esso sia. Quindi, in questo senso, vado a ragionare se mi sono troppo allontanata, cosa posso fare per riavvicinarmi? L'importante di queste prime tre azioni, diciamo di questi primi tre suggerimenti, è sempre quello di tornare a essere intenzionali. Noi non facciamo quello che ci capita di fare, siamo abituati a fare quello che facciamo, ma tanto più introduciamo l'intenzionalità nelle scelte, tanto più ci accorgiamo se le cose che facciamo hanno davvero senso e per senso intendo che sono connesse con il nostro io profondo, con il nostro valore profondo, tanto più staremo bene. Tanto più invece mi accorgo che sono disallineate, credo profondamente in delle cose, ma mi comporto completamente in un altro, beh, allora lì forse con queste domande posso cercare di ritarare il tiro. Non è diventare zen, non è diventare guru di tutto, ma è un millimetro al giorno riavvicinare le proprie pratiche a come si è davvero.
A questi primi tre suggerimenti ne aggiungo altri tre un po' più famosi e diffusi, ne abbiamo tante volte parlato qua sul canale, ti lascio come sempre i video di riferimento, che sono, quarto suggerimento, la visualizzazione potenziante. In un video abbiamo parlato della giornata, diciamo meravigliosa, ma in realtà ci sono tanti modi di fare la visualizzazione, che è di immaginarsi in anticipo attraverso delle immagini, attraverso delle foto o solo attraverso le proprie fantasie interne, immaginarsi di davvero di dare spazio a quella donna là, a quella donna del vostro nucleo, donna o uomo, e dargli spazio profondamente. Per cui, come si comporterebbe tutti i giorni la donna che io so che essere dentro di me? Come darebbe vita, alla propria giornata? Come costruirebbe la propria settimana quella donna, quel nucleo meraviglioso che è dentro di me? E quindi attraverso la visualizzazione poterla pensare in anticipo, coltivare dentro di noi perché poi fiorisca anche fuori di noi. Quinto suggerimento invece ha a che fare col dialogo interno, il dialogo mentale e quindi tutto il tema delle credenze positive, delle affermazioni positive su di noi. Non entro adesso in questo, ti lascio il video Cibo per la mente, dove ne parlavo proprio di come far lavorare sulle proprie credenze. Sesto suggerimento, e il mio, diciamo, claim tante volte è quello di trattarsi come una regina, cioè dare davvero credito a quel nucleo e cercare in questo senso di non fittare a tutti i costi con quello che io credo di dover essere per qualcun altro o nelle aspettative di qualcun altro e cercare di non storpiarsi, di non modificarsi, di non storcersi pur di fittare in quella visione là. Siete come siete, è frutto della vostra storia, della vostra esperienza, della vostra educazione, di quello che vi è successo e dell'imprinting della vostra città, del vostro paese, del vostro quartiere, della vostra famiglia. Siamo come siamo, esserini unici. E per questo delicati, per questo fragili, ma anche per questo potenzialmente meravigliosi. Per cui, anziché continuare a pensare di doverci fittare nella visione di qualcun altro, nel ruolo di qualcun altro, nel come dovremmo essere per qualcun altro, cerchiamo di radicarci al nostro nucleo, al centro della nostra spirale. Quella roba là siamo noi, è come se fosse la nostra piantina, la innaffiamo ogni giorno. Anche se riesco a trovare un solo gesto quotidiano che io riesco a fare per me, per il mio nucleo profondo, ecco, quello è coltivare la propria essenza. Molto di più che 100.000 pratiche di meditazione che poi, come dire, quella mezz'ora uno riflette su se stessi e poi gli altri 23 ore e 50, 23 ore e 30 fa l'opposto di quello che è nel proprio nucleo. Per cui avvicinate le vostre pratiche al vostro nucleo, avvicinate quello che fate a quello che davvero credete profondamente dentro di voi. Anche se a volte si corre il rischio di sembrare pazzi, anche se a volte quello che vi suggerisce l'intuito è senza senso. Vi lascio con l'ultima citazione, proprio sempre presa dal libro di Rebecca Campbell, che è: segui la tua intuizione, specialmente quando non ha senso. Detto questo, ci vediamo nel prossimo capitolo di questa miniserie dove parleremo appunto di ok, qual è allora il mio scopo nel mondo? Che cosa devo fare da grande? Qual è il mio posto? Qual è il mio grande perché? Per cui, terza e ultima parte, dopo aver coltivato la nostra essenza, qual è il nostro scopo, la nostra grande missione? Ci vediamo nel prossimo video. Scrivimi sotto i tuoi commenti come vanno dentro di te queste riflessioni, dove si muove e come puoi coltivare la tua essenza. Se hai suggerimenti, scrivili sotto, che è un piacere condividere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!